attenzione e solidarietà del Cagli, in particolare di un evento particolare, ma non solo per Lucio. No, non solo per lui, perché Walter Onichini è l'ennesima vittima, tra virgolette, della giustizia italiana, dove c'è un accanimento verso i veneti, lo abbiamo visto, perché vorrei ricordare Ernest Mattielli prima e poi Franco Pirolo. Allora, si cerca in tutti i modi di volere giustizia per chi difende la famiglia, per chi difende la propria attività, i propri beni personali. Poi, come abbiamo visto nel caso di Ernest Mattielli, il ladro che era stato ferito da Ernest e per il quale è stato chiesto a Ernest 135.000 euro e messa in vendita anche della sua casa, era libero con la fedina penale pulita. Questa è la giustizia italiana, che non riesce nemmeno a mettere in galera i delinquenti e poi si accanisce contro la nostra gente. Uno Stato e una giustizia che fanno schifo, perdonatemi i termini, ma questa è il vero motivo per cui sono qua io oggi per Indipendenza Veneta. Siamo stanchi di questi soprusi. In 150 anni hanno distrutto il territorio, portato via le banche, distrutto 29.000 aziende, perché dal 2008 al 2013 ricordiamo che in Veneto hanno chiuso 29.000 aziende. Ed è responsabile lo Stato italiano, in seconda battuta forse anche di più la Regione Veneto, che non è mai vicina ai propri cittadini. Noi siamo stanchi di una politica assente dal territorio. Vogliamo riscattare il nostro popolo, che non merita di essere schiavo di uno Stato di barbari, ladro e fallito. Se ti davate un tribunale, il problema sono le leggi o l'interpretazione delle leggi? Sono entrambi, perché ci sono delle leggi che sono così fattiscenti e così ormai voluminose. C'è una legge che si affastella su altre leggi, sono 10.000 leggi e non ne viene applicata una. La certezza della pena dov'è? Non esiste. Abbiamo delinquenti e criminali, ripeto, ribadisco, liberi, ma per stessa ammissione poi dei procuratori, non perché lo dico io. Abbiamo delle forze dell'ordine che si fanno in quattro per mettere in galera la gente e il giorno dopo li vediamo liberi e tranquilli. È questa la giustizia che vogliamo? È questo il Veneto che vogliamo? Ai cittadini veneti dico questo, cosa vi manca ancora per reagire? Per ribellarvi, cosa vi manca ancora? Banche, imprese, gente in galera perché difende i propri beni personali o la propria famiglia come nel caso di Walter? E poi cosa vi manca ancora per reagire? Popolo di indolenti, cosa vi manca ancora?